Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections ed eccoci tornati con il nuovo video tutorial di costruisci il modellino del Ferrari Transporter, il track delle Formula 1 campioni del mondo 2007. Allora, in questo video tutorial faremo l'unboxing del fascicolo numero 109, dove all'interno abbiamo ricevuto la parte posteriore interna del tetto, completa di due plafoniere e poi delle due staffe che ci serviranno per fissare gli ultimi due LED. Infatti avete capito bene ragazzi, gli ultimi due LED. Infatti in questo video tutorial assembleremo tutta la pannellatura del nostro semirimorchio. Ok, siete pronti per questo nuovo tutorial? Allora iniziamo, vai, Ferrari Transporter. E prima di iniziare l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like al modellino del Ferrari Transporter al nostro video e cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire insieme a noi tutta la costruzione di questo fantastico modellino. Qui in alto a destra trovate il link alla playlist del Ferrari Transporter, dove trovate tutti i link ai video precedenti che abbiamo già pubblicato sul canale. Allora amici, andate a vedere anche l'ultimo video che abbiamo pubblicato del modellino di supercar, dove abbiamo analizzato il pannello interno del pianale, una bestia così ragazzi, sulla quale abbiamo assemblato il rivestimento dell'albero di trasmissione. Non solo, al termine del video l'abbiamo anche predisposto sul modellino di supercar, quindi abbiamo fatto una panoramica e abbiamo acceso tutti i sistemi di bordo, quindi mi raccomando, andatelo a rivedere. Ok, detto questo iniziamo il nuovo unboxing e anche oggi è il giorno buono per fare modellismo. Andiamo. Andiamo quindi a fare una panoramica del modellino del Ferrari Transporter. Eccolo qui, questo è lo stato attuale dell'assemblaggio del semirimorchio e se vi ricordate nel tutorial precedente abbiamo assemblato il pannello interno centrale del tetto e come vi dicevo prima manca soltanto la parte anteriore che adesso andiamo a montare in questo video tutorial, così andremo a completare tutta la pannellatura del semirimorchio e non solo, andremo a fissare anche gli ultimi due LED, questi rettangolari. Ok, quindi ragazzi, al termine di questo video avremo completato tutto il semirimorchio e a breve inizieremo con i rivestimenti esterni. Spettacolare, non vedo l'ora. E ovviamente andremo poi a vedere anche una panoramica del modellino tutto illuminato all'interno. Ecco qui come si presenta ragazzi, guardate che spettacolo. Ok, dopo questa panoramica ragazzi iniziamo con il nuovo unboxing, vai. Andiamo quindi ad analizzare il fascicolo numero 109 del Ferrari Transporter, opera distribuita in edicola dalla Centauria per collezionisti e per modellisti. Andiamo a vedere rapidamente gli assemblaggi che adesso andiamo a realizzare della parte posteriore del tetto. Quindi andremo a montare le due plafoniere, eccole qui, con le relative staffe di fissaggio. Dopodiché procederemo a fissare il nuovo pannello sul tetto del semirimorchio, dopodiché andremo a fissare i due LED rimanenti, nonché andremo a sistemare correttamente i cablaggi. Ed ecco qui ragazzi il nostro semirimorchio completo, tutta la parte interna. E guardate qui cosa riceveremo con la prossima uscita ragazzi, eccolo qui il pannello anteriore sinistro e portelli dei vani per gli attrezzi. Ragazzi, iniziamo con le pannellature rosse di rivestimento del Ferrari Transporter, spettacolo. Ok, diamo un'occhiata alla fustella, eccola qui, il nostro pannello che adesso andiamo subito ad assemblare, procediamo. Ed eccolo qui il pannello anteriore interno del semirimorchio, l'ultimo pezzo con la quale andiamo a completare il tetto. Allora, questa è la parte liscia che sarà rivolta verso l'interno del semirimorchio, mentre questa è la parte esterna. E come sapete, qui in queste predisposizioni andiamo a montare le plafoniere. Vi ricordo sempre che la parte zigrinata è rivolta verso l'alto, mentre la parte liscia verso l'interno
del seme di morchio e l'andiamo a posizionare nella sua sede. Andiamo a inserire anche la seconda qui. Come sapete, la parte continuativa si trova sul pannello adiacente. Dopodiché andiamo a fissare le staffe. Vi ricordo che le staffe devono essere rivolte in questo modo, con la sede del LED rivolta verso l'alto. Quindi procediamo con il fissaggio in corrispondenza dei tre perni. Ecco fatto. Andiamo quindi a montare anche la seconda staffa, che sarà un montaggio parziale in quanto abbiamo a disposizione soltanto questo perno. Il resto lo troveremo sul pannello adiacente del semirimorchio. Ok, così è come si presenta questa parte di pannello al termine di questa fase di assemblaggio, che adesso andiamo a fissare sul tetto. Procediamo. Recuperiamo quindi il nostro semirimorchio. Allora ragazzi, innanzitutto andiamo a sistemare il cavo, cioè facciamo attenzione a tenerlo fuori da questa fase di assemblaggio, quindi all'esterno. Adesso andiamo a posizionare il nostro pannello. Allora va orientato in questo modo. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è far coincidere i due fori della staffa con la continuazione del pannello adiacente. Quindi andiamo a posizionare in questo modo. Vediamo se riusciamo a incastrarlo senza fare danni, in maniera, diciamo, relativamente semplice. Facciamo poi coincidere tutti i fori con i relativi perni e adesso il pannello lo andiamo a fissare con 6 viti CP. Ed ecco qui ragazzi come si presenta il nostro semirimorchio completo anche dell'ultimo pannello del tetto. Guardate che bello, facciamo una piccola panoramica. Ok, adesso dedichiamoci alla disposizione degli ultimi due LED. Andiamo quindi a posizionare il quarto LED in corrispondenza di questa staffa. Allora ragazzi, io per incastrarlo ho inserito la mano all'interno del semirimorchio e ho premuto perché praticamente la parte, il termorestringente che troviamo sui terminali del LED impedisce il corretto funzionamento perché è un po' spesso, quindi premendolo dal basso, mi raccomando, dovete fare una contropressione. Se lo premete in questo modo riuscite a incastrarlo correttamente come ho fatto io, guardate, perfetto. Allora, però nonostante ciò lo andiamo a fissare ulteriormente col il nastro adesivo. Allora, questo, verifichiamo che l'ultimo LED arrivi correttamente e procediamo a bloccare il LED. Allora, ragazzi, io andrò a bloccare esattamente in questo punto. Ed ecco fatto. Adesso andiamo a bloccare anche l'ultimo LED. Questo non ha un accumulo di cavi, quindi si posiziona perfettamente all'interno della sede della staffa, quindi procediamo a fissarlo con il nastro. Ecco fatto. Ok, adesso ultima operazione, andiamo a disporre correttamente questi cavi con altri pezzetti di nastro. Disponiamo correttamente il cavo, quindi lo facciamo passare dietro questo circoletto e andiamo proprio a posizionare il primo punto di incollaggio proprio in questa parte, ok? Poi proseguiamo, ne andiamo a mettere uno al centro, disponiamo bene i cavi, ecco fatto, ben tesi, li blocchiamo. Ok, e poi andiamo a mettere un ultimo punto di incollaggio in questa zona. Ed ecco fatto. Andiamo quindi a sistemare anche l'ultimo cablaggio, ossia quello tra il terzo e il secondo pannello. Quindi mettiamo il nastro qui. Ok, lo facciamo scorrere tra i perni. Ok, andiamo
a inserire un altro pezzo di nastro qui. Ed infine inseriamo l'ultimo qui sulla curva. Ed ecco fatto. A questo punto, ragazzi, non ci resta altro che andare a vedere il risultato finale del semirimorchio. Procediamo. Ed ecco come si presenta il semirimorchio al termine di questa fase di assemblaggio. Abbiamo completato tutto l'allestimento del pannello interno del tetto. Ecco qui, ragazzi, praticamente finito. A breve inizieremo con i rivestimenti esterni. Ecco qui tutti i LED assemblati, quindi andiamo a vedere che tutto funzioni correttamente. Eccoli qui, ragazzi, sono tutti accesi. Adesso ci andiamo a vedere anche la parte interna del semirimorchio, magari al buio, così apprezziamo meglio l'illuminazione interna del nostro modellino. Procediamo. Ci avviciniamo lentamente all'entrata del semirimorchio, eccolo qui. Ragazzi, guardate che spettacolo, tutto illuminato. Finalmente vediamo tutta la pannellatura interna del tetto completamente illuminata dai suoi 5 LED. Guardate che spettacolo, ragazzi, ma è veramente fantastico. Vediamo se riusciamo a avvicinarci ancora di più. Facciamo un ulteriore zoom, ecco qui un'altra illuminazione, ragazzi, guardate che bello, cioè uno spettacolo, guardate quanta luce. Facciamoci anche questa ulteriore panoramica con il semirimorchio completo del portellone posteriore. Ragazzi, guardate che spettacolo, abbiamo anche aperto diciamo la porta, andiamo a chiuderlo ed eccolo, ragazzi, guardate che spettacolo, wow, cioè veramente fantastico. Possiamo dire che il semirimorchio è completamente chiuso, mancano soltanto i rivestimenti esterni. Allora, amici, il video tutorial finisce qui. Mi raccomando, lasciate un super like al modellino del Ferrari Transporter, al nostro video, e poi cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections. Ok, allora io vi lascio questa fantastica panoramica del modellino del Ferrari Transporter e ci vediamo al prossimo video. Ciao!